Sindaco Cogno, siamo quasi al pranzo, diciamo, stanno per preparare tutto, sta andando tutto bene, come va dal vostro punto di vista l'accoglienza? Sì, no, sono soddisfatto sia perché l'organizzazione messa in campo ha risposto bene alle esigenze dei cittadini e che ho verificato di persona, stanno dimostrando soddisfazione per il servizio offerto. Cosa più importante, stanno procedendo altrettanto bene le operazioni di disinnesco. L'esercito in questi momenti è impegnato in un'azione veramente complessa, non dimentichiamolo, e da quello che ci giunge dal punto avanzato tutto sta procedendo bene, quindi c'è soddisfazione. La speranza è che tutto vada avanti in questi termini. I cittadini davvero stanno dando una prova di collaborazione significativa. Prima, quando sono stati rapidi e ligi alle indicazioni nelle fasi di evacuazione, che davvero potevano essere comunque un fattore delicato, ora nell'accoglienza qua in loco su Taggia, dove comunque c'è un clima sereno, amichevole, quindi si sta vivendo con il giusto spirito quello che comunque è un disagio e va riconosciuto. Voi controllate anche le telecamere cittadine, anche per la possibile emergenza di reati di sciacallaggio? Avete riscontrato qualcosa o è tutto tranquillo in città? C'è un'attività costante di monitoraggio, perché tenete conto che se venisse visto una qualsiasi persona all'interno della zona rossa, le operazioni verrebbero automaticamente sospese. Si dovrebbe andare a bonificare l'area, andando a intercettare il soggetto per poi riprendere. Quindi c'è una centrale operativa che è costantemente in funzione da questa mattina alle 6, che fa questa attività in maniera costante. Non abbiamo avuto intoppi, c'è stato soltanto un episodio questa mattina verso le 9 e un quarto, dove c'erano due cittadini ignari che stavano passeggiando in una città deserta. Sono stati intercettati le forze di polizia, portati fuori dal perimetro, ma direi che tutto per il resto sta procedendo in maniera assolutamente perfetta. Non sapevano nulla della giornata della bomba. Erano due cittadini stranieri che non parlavano più italiano, quindi si sono trovati, penso, un po' sorpresi a passeggiare in una città completamente deserta. Ecco. Però è stato davvero un piccolo incidente in uno scenario invece assolutamente positivo. Grazie.